Buongiorno, c'è Pu? Buongiorno, dopo mi disco anche lei per il disturbo. Ieri sera, voi che sapete tutto, ero fuori a cena con gente importante. E a un certo punto, il mio bicchiere, e sapeva da freschin proprio. E vorrei sapere, in italiano, come si dice un bicchiere sa freschin? Guardi, non sono neanche veneto, ma sono piemontese, per me è difficilissimo capire quello che mi sta dicendo. Quando è che un bicchiere, e sa, no... No da muffa, da umido ma neanche umido, lei da freschin, né un odore che lei trapesse l'uovo. Ma lei che ha bisogno di qualcuno? Sì, deunque sa dirmi perché vada, ieri mi sono sentito veramente un mona, lei là che non era buono di dire, ma da cosa salo? Io sono nella reception, se ha bisogno di qualcuno, glielo passo qualcuno. Sì, unche, oh sì, bravo, unche sappia bene l'italiano. Spero che mi passi uno dei piani alti. Sì, pronto. Sì, buongiorno, mi dica. Buongiorno, ieri sera ero fuori a cena e il mio bicchiere s'aveva da freschin. Siccome ho i tappeti che lo risa tutte. Ma scusi, ma per chi ha pensato, che c'è, cioè, che informazioni vuole? Non ho capito. Come che per piacere? Domandando per piacere. Per piacere. E dopo se ne a pagare, per amor di Dio. Come che se dice in italiano? Quando è che una roba la sa da freschin? Difficile da tradurre perché è proprio un'espressione tipica. Ecco, appunto. Quello che diceva la mia. E ora non si può tradurre. Di per sé no. No, vero? No. Va bene, grazie. Perfetto, ne sapevi che era uscita. Cosa sa da freschin? Sa da freschin?